È venerdì 18 ottobre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Con Emanuela fra poco andremo a vedere i quotidiani, prima quelli regionali e poi anche quelli nazionali, ma intanto cominciamo come sempre dalle notizie, dalla cronaca, la formazione come un bancomat, nuovi guai giudiziari per l'ex senatore Nino Papania, già in carcere perché accusato di scambio politico mafioso. Per l'accusa i soldi incassati erano utilizzati per spese personali e per comprare avversari politici. La formazione professionale veniva usata come un bancomat dalla politica e luogo di privilegi per poche persone, quanto emerge dall'indagine della Finanza di Trapani e che coinvolge ancora una volta l'ex senatore alcamese Nino Papania, già detenuto per scambio politico mafioso in una precedente operazione. L'inchiesta ha svelato anche un uso improprio dei fondi europei incassati da alcuni enti di formazione controllati sempre da Papania. Tra i beneficiari di questi favori anche una serie di consiglieri comunali e loro familiari. Magistrati della Procura Europea e di Marsala l'hanno definita una lobby di potere gestita da Papania assieme ad Angelo Rocca, Ignazio Canetta e Manfredi Vitello. Una lobby impegnata a esaudire desideri privati e cortesie sfruttate poi per chiedere voti e controprestazioni varie in occasione di tornate elettorali. Tra i 24 indagati ci sono i nomi di figli e nipoti di consiglieri comunali di Marsala, Castelvetrano, Custonace e non solo. I politici sarebbero stati cooptati al movimento Via di Papania in cambio di posti di lavoro, alcuni ancora solo promessi, o incarichi per parenti o per loro stessi in enti di formazione controllati dal parlamentare alcamese. Tra i primi ad aderire al movimento di Papania, creato nel 2020, Ignazio Chianetta, ex allenatore del Dattilo della Mazzarese. Per l'accusa, i corsi di formazione tenuti da CESIFOP e dall'Associazione TAI, enti finanziati dalla Regione Sicilia, consentivano a Papania e ai suoi solidali di utilizzare, quale merce di scambio, i posti di lavoro come docenti tutor da creare a Marsala, Custonace, Alcamo, all'avvio dei corsi di formazione in ambito comunitario o regionale. È stato accertato che nel corso delle indagini scattate nella primavera del 2022 che i beneficiari non avrebbero avuto i requisiti necessari per la posizione da ricoprire e per ovviare venivano compilati falsi curricula sotto l'egida sempre di Papania. Allora, vediamo questa notizia questa mattina sui quotidiani regionali, Emanuela. Sì, la parola bancomat ricorre in quasi tutti gli articoli che vi facciamo vedere. Allora, vediamo su Repubblica Palermo, appunto, l'inchiesta enti di formazione e bancomat di Papania e dei suoi fedelissimi posti in cambio di voti. Nuovo ordine di arresto per l'ex senatore PD, 24 indagati a Trapani, la Procura Europea. Europea sequestra 9 milioni di fondi utilizzati per la politica. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, anche qui la parola bancomat, enti di formazione bancomat, nuovo arresto per l'ex senatore. Dall'inchiesta emerge l'uso spregiudicato dei fondi europei, notificato in carcere ad Antonio Papania, clientelismo sfrenato per le sue ambizioni politiche, 10 misure cautelari. E adesso invece ci occupiamo, torniamo ad occuparci dell'omicidio di Lorena 40 a Furci nel Messinese, stress da Covid ed ergastolo annullato. Sono stati chiesti 24 anni per l'ex fidanzato. Il 28 novembre la Corte d'Appello di Reggio Calabria è in Camera di Consiglio per la sentenza. 24 anni di reclusione, la richiesta dell'accusa al processo bis sul femminicidio di Lorena 40 che si sta celebrando davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. Una nuova pagina giudiziaria dopo che la Cassazione a luglio aveva disposto l'annullamento parziale con rinvio della sentenza all'ergastolo emessa dai giudici di secondo grado di Messina, decidendo un nuovo processo per Antonio De Pace, il compagno della ragazza. Fu lui a strangolarla il 31 marzo del 2020 nell'appartamento di Furci Sigulo, lungo la zona ionica del Messinese, in pieno lockdown nazionale per la pandemia. Lei, laureanda in medicina, originaria di Favara, in provincia di Agrigento, lui, 34 anni, infermiere, originario della provincia di Vibo Valentia. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la pena di 24 anni con il riconoscimento dell'equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti ed a questo si sono opposti tutti i legali di parte civile, a cominciare dall'avvocato che assiste la famiglia, Giuseppe Barba,
chiedono la conferma dell'ergastolo. Sul fronte opposto i difensori di De Pace, gli avvocati Salvatore Staiano di Catanzaro e Bruno Ganino di Vibo Valentia, che sollecitano invece la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La sentenza è prevista il 28 novembre. Già in estate si era parlato proprio di questa attenuante come stress da Covid. Stamattina immagino sui quotidiani regionali si torna a parlare di questa fatto. Sì, lo vediamo sulla Sicilia. Chiesti 24 anni per l'ex fidanzato. L'omicidio di Lorena 40, la giovane laureanda in medicina, uccisa a Furcisiculo. Il 28 novembre la Corte d'Assise d'Appello si ritirerà in Camera di Consiglio appunto per la sentenza. Leggiamo. Chiesti 24 anni per l'infermiere De Pace, il giovane del Vibonese che il 21 marzo 2020, quindi in pieno lockdown, a Furcisiculo in provincia di Messina ha ucciso la sua fidanzata che stava per laurearsi. Al termine della discussione dell'udienza che si è tenuta ieri, il processo è stato rinviato, dicevamo, al 28 novembre, quando la Corte d'Assise si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza. Cos'è accaduto? A luglio l'annullamento disposto dalla Cassazione limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La richiesta inizialmente era per l'ergastolo, poi dopo questo annullamento parziale da parte della Cassazione appunto si sta rifacendo questo processo bis in appello e adesso l'accusa richiede 24 anni. Adesso a Catania, ne abbiamo parlato nella giornata di ieri, la madre gli ha negato i soldi per il crack e lui l'ha coltellata. La donna colpita da diversi fendenti è in prognosi riservata alla Garibaldi, il figlio è stato arrestato in flagranza di reato, in mano aveva ancora l'arma insanguinata. Le condizioni della signora in questo momento sono stabili rispetto a quelle di questa notte, ma comunque la prognosi resta sempre riservata. Ha inferto decine di coltellate alla madre, colpevole solo di aver negato i soldi per acquistare droga. Una donna di 62 anni, residente nel quartiere Cibali, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania per essere stata colpita con numerosi fendenti all'addome, agli arti inferiori e alle braccia, forse nel disperato tentativo di proteggersi dalla furia omicida del figlio. A lanciare l'allarme è stato l'altro figlio che si trovava in casa al momento dell'aggressione. Segnalato l'accaduto al numero unico d'emergenza 112, sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle volanti che hanno arrestato il 32enne in flagranza di reato. L'accusa è di tentato omicidio. Secondo quanto si è appreso all'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine, l'aggressore aveva ancora l'arma insanguinata in mano. La signora giunta questa notte in gravi condizioni di salute con delle lesioni d'arma bianca multiple al torace e gli arti superiori. Dopo essere stata inquadrata dal punto di vista radiologico con dei esami strumentali, è stata suturata e stabilizzata, infatti ha eseguito una trasfusione di sangue. La vittima è costantemente monitorata dai medici che ancora non hanno sciolto le riserve sulla prognosi. L'emergenza crack è un'emergenza che è non solo mondiale, adesso le nostre città, le città della nostra regione, Catania dopo Palermo, avverte questo fenomeno, questo dramma. Sì, un allarme che purtroppo si allarga da Palermo a Catania, vediamo sulla pagina di Catania della Sicilia, voleva impedire al figlio di comprare la dose di crack e lui la coltella, la disperazione di una madre aggredita nel cuore della notte in un appartamento del quartiere Cibali. Per l'uomo arresto in flagranza e ammonimento del questore per maltrattamenti. Bene, adesso invece voltiamo pagina, parliamo ancora di cellulari, sull'uso dei cellulari, anzi sul divieto dei cellulari per i più piccoli. Arriva il no del Parlamento regionale che approva un disegno di legge che mira a punire quei genitori che lasciano i figli piccoli in balia di questi strumenti tecnologici. Cellulari, disturbi, bambini. Se cerchiamo così su internet, la pioggia di informazioni che riceviamo è pressoché univoca e dice che l'esposizione eccessiva ai dispositivi tecnologici può avere conseguenze importanti, se non addirittura gravi, per lo sviluppo dei più piccoli. L'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, per esempio, nel suo sito, avverte che un utilizzo precoce e prolungato di dispositivi elettronici può provocare riduzione del movimento con aumento del rischio di obesità, disturbi del sonno, difficoltà di apprendimento, irritabilità
sessualità effetti negativi sull'attenzione, ma anche isolamento e riduzione dei rapporti con i pari, con aumento dell'impulsività e diminuzione della capacità di autocontrollo. Sintomi che spesso sono chiaramente manifesti, ma spesso sottovalutati. Del tema si occupano e si sono occupati psicologi, pediatri, esperti di ogni tipo. Lo stesso ministro dell'istruzione ha vietato l'utilizzo degli smartphone in classe per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, pure per uso didattico. Adesso a occuparsi della questione è l'Assemblea regionale siciliana, che in Commissione Salute ha dato il via libera al disegno di legge che mira a vietare ai bambini fino a 3 anni l'uso delle apparecchiature digitali e dei telefonini. Un divieto certo difficile da fare rispettare e da sanzionare, lo ammette lo stesso deputato e pediatra pentastellato Carlo Gilistro, primo firmatario del testo che ora dovrà essere valutato dall'Aula. La nostra, spiega, vuole essere però soprattutto una provocazione, un disperato grido d'allarme che risuoni forte nelle orecchie dei genitori che molto spesso scambiano un cellulare per un babysitter. E se c'è chi applaude all'iniziativa, c'è chi sottolinea come una formazione, una informazione più capillare potrebbero essere un aiuto concreto. Allora, cellulari sì, cellulari no, il tema è dibattuto è sempre a tutti divisivo, i livelli. Certo, è sempre divisivo. Vediamo questa notizia sulla Gazzetta del Sud: vietare l'uso dei telefonini ai bambini, via libera alla norma, la parola all'ARS, il disegno di legge approvato dalla Commissione Salute, e limiti imposti anche agli adolescenti. L'allarme arriva soprattutto dai pediatri e dagli psicologi sugli effetti che proprio cellulari possono avere sui minori. Allora, tra i disagi riscontrati ci sono ansia, crisi di panico, rabbia, svenimenti, disturbi del sonno, alterazioni dell'umore, da qui appunto la richiesta di intervenire anche dal punto di vista politico per frenare un uso scorretto appunto di questi dispositivi. Andiamo a vedere le altre notizie, Angelo, quindi okay. Partiamo con la nostra rassegna stampa regionale, la prima pagina di Repubblica Palermo, la crisi idrica in primo piano, pulizia degli invasi e nuove condotte, il piano anti-siccità della regione. Ecco il programma con 130 interventi inviato da Palazzo d'Orleana al governo. Il nodo dei fondi: esplode il caso Agrigento, dove acqua fornita con le autobotti viene data agli yacht in piena emergenza idrica. Non è l'unico caso che abbiamo raccontato in questi mesi di siccità, ricordiamo anche il campo che veniva appunto innaffiato, il campo di erba sintetica che veniva innaffiato, adesso l'acqua agli yacht, insomma, in un momento in cui l'acqua diventa veramente un bene preziosissimo. E poi vediamo le altre notizie: reddito e altre beffe, storie dei siciliani traditi dalla politica. Repubblica Palermo ritorna a parlare ancora di degli orfani del reddito di cittadinanza, che però poi non hanno trovato la tanto agognata occupazione. E poi, a proposito di occupazione, il lento tramonto dei call center nell'isola. A Palermo rischiano il posto 400 addetti, e qui vediamo una delle tante manifestazioni di Almaviva che è in questi anni possiamo dire, appunto, hanno fatto diverse proteste. Andiamo a vedere la notizia in primo piano, quindi pulizia delle dighe, le nuove reti, il nuovo piano antisiccità della regione. Il programma è arrivato mercoledì sera sul tavolo del governo Meloni dopo lo scontro tra Musumeci e Schifani per i ritardi. I 130 interventi previsti per salvare l'isola dalla carenza d'acqua valgono quasi 1,5 miliardi, ma c'è incertezza sui finanziamenti. Intanto sono previsti 20 milioni per realizzare il depuratore a Palermo. E poi questo caso eclatante, cioè l'acqua agli yacht in piena crisi idrica con l'ok della regione. Ad Agrigento il presidente di AICA, gestore del servizio idrico, è responsabile di un'associazione che dà servizi ai diportisti. Questo caso è stato sollevato dal programma di Rai 3 Far West, che andrà in onda questa sera, e quindi verrà raccontata appunto questa vicenda lì.
E poi a Palermo, record, cambiamo argomento, parliamo di incidenti stradali. La colpa, visto che parlavamo di telefonini che danneggiano i bambini, ma a quanto pare anche gli adulti, colpa di smartphone e di alta velocità. La causa è sempre quella della distrazione, soprattutto quando si guida ad una velocità sostenuta. Il capoluogo siciliano è in controtendenza rispetto al resto del paese. Tra i pedoni il 18% di vittime in più. Il 50% delle persone coinvolte al momento dello schianto non indossava tra l'altro la cintura di sicurezza, quindi sono diverse le infrazioni che vengono rilevate. Nel 2023 registrati a Palermo 91 sinistri, 158 feriti e 8 decessi in più rispetto all'anno precedente. Via Roma e Viale Regione Siciliana sono le strade più pericolose, anche quelle con una densità di traffico maggiore. Vediamo la prima pagina della Sicilia di oggi. Andiamo a vedere le notizie regionali. Allora, la deformazione professionale, così oggi titola la Sicilia a proposito dell'ultimo scandalo che ha travolto l'ex senatore Papania, legato ai corsi di formazione a Trapani. Arrestato l'ex appunto senatore Papania, da Catania a Messina i processi simbolo. E poi le due notizie di cronaca che abbiamo visto prima, cioè il caso del giovane che voleva i soldi dalla madre per acquistare il crack e l'ha coltellata, e ancora il femminicidio di Lorena 40, i 24 anni chiesti per il fidanzato. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania con la Fiera dei Morti in primo piano, manca ormai poco. Fiera dei Morti mai così a rischio, irregolarità fiscali, il comune avvia l'esclusione dalla gara dell'unica società partecipante. Non possiamo farcela da soli, dice l'assessore Gelsomino, la ditta però adesso minaccia azioni legali. E poi a Giarre, processo Iungo, 20 anni in appello al boss Ucinisi. Sentenza ieri in appello per il processo Iungo, tra le condanne 20 anni inflitti a Giuseppe Andò, appunto detto Ucinisi, boss del clan Brunetto che gestiva lo spaccio di droga nel popoloso quartiere di Giarre. E poi stalking ed estorsione, arrestati i due fratelli che aggredirono vigilessa e ristoratori. Sono finiti in carcere i fratelli Domenico e Lucio Lombardo, protagonisti dell'aggressione alla vigilessa la sera del 10 ottobre in piazza Adamo. In quell'occasione furono aggrediti anche Roberto Tudisco e Sandra Di Bella, proprietari di un locale appunto della zona. Vediamo la Gazzetta del Sud. In primo piano Messina, primo sì per le assunzioni, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consuntivo, step decisivo per sbloccare i nuovi ingressi. E poi a Fiume di Nisi De Luca riunisce i suoi, si va verso le dimissioni del CDA di ATM, questa è la domanda, ma intanto c'è l'accordo integrativo, ma l'ATM resta spaccata, lo vediamo in questa fotonotizia, con i sindacati che sono divisi. Da una parte CGL, UGL e UIL che hanno firmato l'accordo integrativo con l'azienda, critici CISL, Orse e Faisa. E poi a Messina la quarta municipalità dice basta ai fuochi di mezzanotte e scrive una lettera al prefetto. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia con l'ultimo caso, l'ultimo scandalo che appunto ha come protagonista l'ex assessore, senatore Papania. E quindi una lobby di potere e truffe, i soldi della formazione professionale usati come un bancomat per favorire amici ed elettori. A capo ci sarebbe appunto Papania, già in carcere per scambio politico mafioso. E poi le intercettazioni, in ballo posti di lavoro, ci pensiamo noi, queste le parole. E vediamo tra l'altro dal Trapanese a Cinisi chi sono i politici coinvolti, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio. Questi favori venivano fatti, concessi soprattutto a consiglieri, assessori e via dicendo, e anche ai loro parenti. E poi la galassia dei corsi regionali vale 100 milioni di euro all'anno, circa 4.000 i dipendenti, questo per quanto riguarda appunto il settore della formazione.
Grazie, molto bene, grazie Emanuela. Torniamo da te fra non molto con le notizie che arrivano anche dai quotidiani nazionali. Ci sono notizie importanti che arrivano dall'estero, soprattutto dalle zone dove si combatte ormai da tempo. Come ogni mattina, allora attiviamo il nostro collegamento con il compartimento della Polizia stradale della Sicilia orientale. Questa mattina parliamo con il sovrintendente Dario Martello che ci parla da Enna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Vediamo subito la situazione attuale. In tangenziale di Catania abbiamo dei forti rallentamenti direzione sud tra i paesi etnei e lo svincolo di San Giorgio. Anche in direzione nord abbiamo anche qualche piccolo rallentamento. Abbiamo dei rallentamenti anche in direzione Catania centro sulla DIR A18. E inoltre permane la criticità sulla 20, la Messina-Palermo, tra Patti e Brolo. In questo caso consigliamo agli utenti di visionare il sito della società autostrade per gli orari di transito per i veicoli e i mezzi pesanti. Sulla A19 invece permane la chiusura dello svincolo di Enna, quindi per chi deve recarsi nel capoluogo ennese, ovviamente l'ultima uscita consigliata è lo svincolo di Mulinello. Oggi, visto la situazione che abbiamo a causa del meteo, abbiamo dei banchi di nebbia tra lo svincolo di Enna e lo svincolo di Caltanissetta. Sulla strada statale invece Catania-Paternò abbiamo dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco, sempre in direzione Catania. Da oggi è prevista un'allerta meteo causa pioggia, quindi consigliamo molta prudenza alla guida, è possibile per il possibile manto stradale ovviamente reso sdrucciolevole dalla pioggia. Dalla Polizia Stradale è tutto, a tutti un buon viaggio. Grazie, buongiorno al sovrintendente Dario Martello per il compartimento della Polizia Stradale della Sicilia orientale. E come ogni mattina adesso a vedere qual è la situazione traffico sulla circonvallazione di Catania all'altezza del Tondo Gioieni. Vediamo l'attuale viabilità. Tempo, come vedete, propone della pioggerellina, il manto stradale leggermente bagnato, il traffico scorre lento in direzione Ognina, un po' più, diciamo, sembra più veloce, in qualche modo più lineare in direzione Mister Bianco, Policlinico Mister Bianco. Questa è la situazione del traffico di questa mattina. Adesso ci fermiamo e ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa nazionale e internazionale con Emanuele Corsi. Ripartiamo con Buongiorno Sicilia, ripartiamo con la rassegna stampa nazionale ed internazionale. Emanuela. Sì, come anticipavi tu, Angelo, ci sono importanti novità per quanto riguarda il fronte internazionale, soprattutto della guerra in Medio Oriente, perché la notizia è di ieri, ma chiaramente oggi su tutte le prime pagine, anche l'apertura della maggior parte dei quotidiani, cioè l'uccisione di Sinwar, leader di Hamas. E quindi andiamo a vedere subito il Corriere della Sera. Ucciso Sinwar, guerra al bivio. Lui fu la mente del 7 ottobre, cioè degli attacchi terroristici di Hamas che costarono la vita a circa 1200 persone e poi ricordiamo sempre in quell'occasione ci furono anche 250 persone prese in ostaggio. Trovato per caso a Rafah, Israele diffonde le immagini shock che ricordano tanto quando venne ucciso Saddam Hussein, più o meno anche i giornali parlano un po' di questo aspetto, cioè questi cadaveri che vengono utilizzati anche un po' come dei trofei. E poi c'è anche un video degli ultimi minuti, Tajani, ora mi auguro un cessate il fuoco, quindi eliminato l'arciterrorista di Hamas, Netanyahu commenta, è l'inizio della fine, Biden, il presidente degli Stati Uniti, è un bel giorno.
E qui vediamo i militari in questa foto dell'esercito israeliano davanti al corpo del leader di Hamas colpito a morte. E poi sempre in primo piano si analizza la vita, la storia anche di Sinwar, vita e jihad nella striscia, e poi cosa resta adesso dei nemici. Ci sono altre notizie in prima pagina che vediamo velocemente, poi andremo ad approfondire questa in primo piano. Intanto la sanità, duello Schlein-Meloni. È la BCE che taglia ancora i tassi, ecco come cambiano le detrazioni nella manovra. E poi sempre qui vediamo oggi Salvini protagonista del processo Open Arms, oggi è il giorno della ringa del suo avvocato difensore Giulia Buongiorno, storia di un processo, oggi la Lega che sfida i PM, tra l'altro c'è anche una manifestazione prevista proprio contestualmente. Furto al bar per la cronaca, il ladro che viene preso a forbiciate dall'esercente e il nipote che vengono arrestati, lui aveva rubato i Gratta e Vinci in un bar di Milano. E poi si torna a parlare dell'inchiesta della Procura di Milano per quanto riguarda gli ultra di Milan e Inter e dei loro rapporti con le società. Milan, la lotta tra i clan per il controllo della curva, anche un tentato omicidio nella faida tra gli ultra spalleggiati dai clan per il controllo della curva del Milan, quindi emergono nuovi elementi. Ma intanto andiamo a vedere la notizia in primo piano, tre in fuga. I colpi delle reclute, ucciso per caso il capo Sinwar. Hamas adesso è senza guida. Netanyahu, conto pagato, ora gli ostaggi e la missione prosegue. Andiamo a vedere nell'altra pagina con la reazione di Biden che dice bravi, ora è possibile chiudere questa guerra. E poi chi era Sinwar? La mente del 7 ottobre, era il guardiano brutale della purezza jihadista, due decenni in prigione, poi l'accordo con Netanyahu sui soldi dal Qatar e l'ultimo anno da fantasma fino a questo epilogo. E poi Israele. Che cosa succede adesso? Per Netanyahu è l'inizio della fine. Le opzioni sono o la pace da un lato o la colonizzazione. Gli oltranzisti vogliono tenere Gaza. Sempre sul Corriere vi faccio vedere adesso qual è la situazione per quanto riguarda i gruppi terroristici del Medio Oriente dopo le uccisioni di diversi capi, i capi uccisi, questi sono quelli di Hamas in questa fotografia con appunto Sinwar, l'ultimo, la mente dell'attacco contro Israele del 7 di ottobre. Qui invece vediamo i capi di Hezbollah che sono morti e vediamo nella prima foto Nasrallah. Ancora i Pasdaran iraniani, vediamo appunto quelli che sono stati uccisi nel corso di questo anno di guerra che si è naturalmente allargato su più fronti. Cambiamo argomento, vediamo invece la sanità, il tema della sanità, perché è scontro sulle risorse. Fondi ai minimi, attaccano le opposizioni, no bugie, dice il governo. Schlein, il governo agevola la privatizzazione. La Premier invece parla di mistificazioni sui numeri. Ma vediamo cosa dicono regioni, ASL, medici ospedalieri. Le regioni approvano la scelta del governo perché ci sono fondi in più, anche se non bastano. Anche le aziende ospedaliere approvano, molto più critici i medici e i dirigenti ospedalieri che minacciano invece azioni clamorose. La spesa, dicono, è ancora insufficiente, quindi le misure che verranno prese dal governo probabilmente con la prossima legge finanziaria, secondo buona parte del comparto, sono però insufficienti a colmare una crisi del settore che conosciamo bene. E poi oggi è il giorno del processo di Open Arms con la parola al difensore di Salvini e quindi il leader che porta in piazza la Lega, il segretario, giudici comunisti, ieri l'incontro con i patrioti. L'accusa, ricordiamo, per la vicenda Open Arms è di 6 anni per sequestro di persona, oggi appunto la ringa della difesa e il sostegno dei leghisti che scendono in piazza Politeama, quindi parlamentare
parlamentari e ministri a sostegno di Salvini. Parla anche Wilders, il leader olandese. Matteo merita una medaglia. Matteo Salvini, che ha incassato comunque la solidarietà di tanti big, non solo politici dell'estero, ricordiamo anche le parole forti di Elon Musk proprio a proposito di questo processo Open Arms. Vediamo Avvenire con l'apertura: ucciso il capo di Hamas, la guerra è a una svolta, ma c'è anche un altro tema. Ieri il Consiglio europeo, sul tavolo si è parlato soprattutto di questo modello italiano, cioè per trasferire i migranti all'estero, in centri all'estero, modello Albania sul tavolo dell'Unione Europea, ma la capienza per ora è ridotta. Si allarga il fronte dei paesi favorevoli ai centri extraterritoriali. Bene, grazie, grazie. Allora, ad Emanuela, noi adesso vediamo il meteo, le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi avremo in studio il primo dei nostri ospiti della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Tempo a tratti instabile nella giornata di venerdì sul nostro territorio, con fenomeni a carattere sparso specialmente al centro-nord, ma non mancheranno delle pause soleggiate. Sulla Sicilia dunque avremo una giornata uggiosa con annuvolamenti compatti, forieri di precipitazioni sparse nell'arco della giornata. Non mancheranno anche qui delle pause asciutte specialmente in serata. Temperature massime diurne che saranno più elevate sulle zone costiere, dove si toccheranno punte intorno ai 26-27 gradi. Apice del maltempo nella giornata di sabato, poi per il transito di una perturbazione che porterà fenomeni diffusi localmente anche di forte intensità. Sono dunque attesi anche i rischi idrogeologici, specialmente sulla Sicilia ionica. Il tutto con temperature massime che saranno dunque in conseguente calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guadare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, adesso il primo ospite della nostra mattinata. Do il benvenuto al dottore Alfio Saggio, il presidente degli ordini, dell'Ordine dei Medici di Catania. Stamattina parliamo con lei di questo tema tanto dibattuto, di cui si discute da anni e penso si continuerà a discutere, perché sta per arrivare una soluzione. Vedremo se questa soluzione risolverà il problema. Stiamo parlando dell'abolizione del numero chiuso a medicina con l'addio ai test. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Intanto non è una cosa che avviene quest'anno, ma secondo le intenzioni del governo dovrebbe avvenire a partire dall'anno accademico 2025-26. Cosa prevede questa riforma? Dottor Renato, lei ha fatto una introduzione magnifica, perché come lei l'ha esposta è tutto fatto, è tutto ok. Le cose non sono proprio così. Noi come medici, come ordine e come federazione nazionale accogliamo con grande soddisfazione la cosiddetta abolizione dei test, odiosi e francamente poco utili. Però i test, non l'abolizione dei test e l'abolizione ufficialmente del numero chiuso non è reale così, perché si può entrare al primo anno di medicina senza numero chiuso, però dopo sei mesi c'è lo stop e quindi una percentuale altissima di chi è entrato al primo anno, al primo semestre, poi uscirà fuori con le conseguenze che ne verranno. Quali saranno queste conseguenze? Cosa possiamo immaginare, ovviamente? Perché un ragazzo magari mi scrive a medicina, voglio fare. Noi abbiamo una situazione del genere. Fino a qualche anno addietro avevamo una capienza di 10.000 medici posti in facoltà di medicina. Negli ultimi due anni sono stati raddoppiati a 20.000 e si propone il governo di portarli a 25.000. Aprendo l'ingresso al primo semestre a tutti, si avrà una pletora di oltre 60-80.000 richieste di iscrizione a medicina. Quindi le facoltà non sono pronte per questo, non lo dico io, lo dicono i rettori proprio oggi.
se è scritto un po' su tutti i giornali, i rettori delle università non pensano che sia sostenibile un afflusso così elevato di iscritti al primo anno di medicina. Passare da 20 a 60 a 80 mila, la qualità dell'insegnamento non può che essere scadente. Faccio un'altra osservazione. Questo cosa significa? Che se c'è un'apertura a 25.000 posti, 60.000 sono quelli che arrivano, alla fine praticamente uno su tre circa non entrerà. Due su tre non entreranno. Cosa faranno? Questo è il concetto. Il governo ha predisposto un paracadute, se lo vogliamo così chiamare, molto riduttivo, perché chi non entra può riprovare l'anno successivo o può, senza perdere i crediti che ha acquisito nei sei mesi, può variare e virare verso altre facoltà, paramedicina, diciamo così. Allora, da una parte c'è un rallentamento perché in quella che è la carriera universitaria, perché un ragazzo magari che, una ragazza, dopo sei mesi si deve fermare, ha perso quell'anno per riprovare l'anno successivo. Se vuole continuare a fare il medico. Certamente. Se invece vuole virare verso altre professioni, può usare quel pacchetto di conoscenze che ha avuto, quei crediti, per andare in un'altra facoltà che magari non è la prima scelta. Chiaramente questo cosa fa? Facendo in modo che circa 60-80 mila vadano a fare l'iscrizione a medicina, molti di questi che avrebbero fatto un'iscrizione in facoltà o in posti diversi lo faranno dopo, quindi ritarderanno e quindi ci sarà sicuramente una disorganizzazione anche per quanto riguarda l'ingresso degli infermieri, che sono pochi, anzi ancora più pochi dei medici. Quindi la situazione non è... Un'altra cosa che io volevo mettere in evidenza è che alla fine del semestre si accederà a medicina attraverso la votazione che si è ottenuta nel semestre. Purtroppo ci fanno notare alcuni rettori sempre che questo metodo non è un metodo obiettivo, perché la facoltà di Pordenone o di Milano potrebbe essere di braccio largo, la facoltà di Cagliari di braccio stretto, avendo poi classifica nazionale, si vanno a mettere insieme delle cose che non sono state giudicate nello stesso modo, quindi si prospettano già dei ricorsi e delle impugnazioni di questo metodo, quindi siamo in una situazione ancora molto, è già qualcosa, voglio dire, però sicuramente bisogna stare attenti e anche i tempi non sono quelli che forse hanno previsto, perché ci sono vari passaggi ancora in aula, Senato, Camera e poi i decreti delegati che possono prevedere anche 12 mesi, quindi non è detto che l'anno prossimo si possa iniziare. Allora, lei è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania e chiaramente conosce benissimo la materia. È indubbio che c'è una difficoltà per quanto riguarda il numero dei medici, nel senso che c'è una difficoltà oggettiva, ci sono pochi medici, si cercano addirittura alle volte gli ospedali, in modo particolare i medici all'estero. Così come siamo strutturati, riusciremo nei prossimi anni a colmare questa deficienza, Sì, con l'apertura a 20-25 mila iscritti riusciremo sicuramente a colmare la deficienza, però procureremo, e questa non è un'analisi mia ma proprio della Federazione Nazionale, procureremo un risultato non buono a 9 anni da oggi, perché la formazione è 6 anni di scuola di facoltà più 3 la laurea più breve e quindi si va a 9-10 anni. Fra 10 anni si prevede che andranno in pensione soltanto 7.000-8.000 medici. Con questo numero che stiamo programmando avremo fra 9-10 anni di nuovo una pletora. Quindi noi stiamo rinviando il problema di 10 anni e quindi anche questo dovrebbe essere più strutturato in modo molto più attento. Cosa che peraltro si può fare, perché le previsioni e le proiezioni sul fabbisogno possono essere fatte in modo molto molto analitico e scientifico. Quindi questo si chiede, di evitare un'eccessiva pubblicizzazione di un open e di stare attenti su quello che può succedere in seguito. La cosa più importante però, ribadiamo, togliere il test è veramente una cosa importante, bisogna darne atto. Ma voi che vivete questo tema quotidianamente, immagino vi sarete confrontati con il governo o comunque con chi ha lavorato a questo tipo di riforma. I vostri suggerimenti e le vostre indicazioni in qualche modo sono state accolti, alcune cose sono state disattese, c'è un continuo dialogo, c'è questa possibilità, magari si può
perfezionare, si può migliorare quello che è il progetto. Guardi, questo è un metodo che diciamo imita il modello francese. Il modello francese prevede non 6 mesi ma un anno di... E poi il modello francese prevede alla fine dell'anno sempre un concorso, che non è né un test né un come quello che abbiamo noi, né pure è un posizionamento in graduatoria in base ai risultati degli esami eseguiti. Quindi un concorso che non so come si possa sviluppare. Quello secondo noi è un metodo che potrebbe essere più selettivo e anche allo stesso tempo più qualificante. Un'altra problematica che ho accennato è che parlando anche con i colleghi catanesi, le università non sono pronte ad accogliere una quantità così enorme di iscritti anche per soli 6 mesi. Quindi questa preparazione per i primi 6 mesi di questi 60-80 mila, non si sa quanti possono essere, questa invasione di iscritti, non potrebbe anche non risultare molto, molto utile, molto fattiva da questo punto di vista. Ma adesso la butto lì così, dando un'idea. Ma incominciare a formare i ragazzi dalle scuole medie superiori e quindi avviare un percorso verso quella che potrebbe essere poi la loro attività, cioè formare e fare degli step già, non dico nel biennio, ma nel triennio delle superiori, per indirizzare i ragazzi verso questa scelta e magari in base a quelli che sono i risultati avuti dentro, diciamo, il liceo in genere. Dottore, lei in questo punto, in questo momento mi sollecita una cosa importante. L'Ordine dei Medici, la Federazione, con il Ministero della Pubblica Istruzione, oggi detto anche del Merito, ha attivato in tutta Italia, in circa 300 licei, un indirizzo di questo genere. Noi partecipiamo nel terzo, quarto e quinto anno dei licei a stimolare, a formare questi ragazzi in modo che possano scegliere in modo molto, molto consapevole. O addirittura chi pensa che potrà fare il medico facendo questi piccoli training potrebbe anche decidere prima di abbandonare per evitare poi l'abbandono dopo, che è molto pericoloso. Il progetto sarebbe quello di creare, ed è in fase di studio, però ci sono delle resistenze che non saprei spiegare, un liceo biomedico, in modo da preparare fin dalla scuola questi ragazzi a essere orientati in modo convinto e preparato alla professione. È tutto in itinere anche questo, e non so che fine potrebbe fare. Beh, insomma, ci sono delle strade, ci si lavora. Può lavorare. Io con lei non posso non parlare, e chiudiamo, diciamo, questo nostro incontro questa mattina, di quello che è comunque una piaga, un dramma che è sempre presente nella cronaca di tutti le i giorni. Le liste d'attesa vi vuole parlare, no? Sono due i temi, le liste d'attesa e l'altro è quello delle aggressioni ai medici. Sono due temi molto forti. Le liste d'attesa è un problema, diciamo, che... Ma guardi che un pochino si embricano le cose. E certo, perché chiaramente chi va magari a pronto soccorso, in quello più immediato, sta in attesa in maniera diretta lì, ore e ore. Siccome il paziente ha sempre ragione, poi diventa un po' difficile gestirlo. Cioè, però sono due temi che si incrociano. Guardi, anche qui bisogna essere obiettivi. E si è fatto tantissimo rispetto a in precedenza. Si sono fatti provvedimenti legislativi molto, molto utili e molto fermi. Purtroppo, però, le aggressioni continuano ad avvenire. Quindi vuol dire che questi provvedimenti non sono del tutto efficaci. Ci vuole sicuramente un cambio di rotta anche dal punto di vista culturale. E poi ribadisco quel discorso che facevamo prima, se noi questi pazienti li stressiamo troppo, li facciamo aspettare, li provochiamo in modo chiaramente che non si deve verificare, però anche quello deve essere messo in considerazione. Beh, insomma, c'è da lavorare a 360 gradi. E la situazione è veramente difficile, anche perché siamo fortunati perché il bel tempo ci sta aiutando, ma quando verrà, se mai verrà, l'inverno, i pronto soccorso secondo me soffriranno tanto. E quindi gli episodi potrebbero anche aumentare. Speriamo di no. Grazie comunque. Grazie a voi. Alla dottora Alfio Saggio, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Noi ci fermiamo, fra poco torniamo di nuovo insieme e stavolta andremo a Ragusa. Restate con noi. E
Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. C'è un aggiornamento dalle agenzie. I carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a due misure patrimoniali emesse dalle sezioni misure di prevenzione del Tribunale. Il primo di confisca nei confronti di Girolamo Ciresi, 76 anni, che è stato arrestato nell'operazione Pantarei perché ritenuto appartenente al mandamento mafioso di Porta Nuova e alla famiglia di Palermo Borgo Vecchio. Un altro decreto di sequestro è stato invece eseguito nei confronti di Salvatore Fiorentino, 42 anni, arrestato nell'operazione Bivio, accusato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Complessivamente sono stati sequestrati beni per 1.200.000 euro. E adesso andiamo a Ragusa, dove per noi c'è la nostra Veronica Barbarino. Buongiorno Veronica. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Parliamo di con Oasi. Noi ci sono degli ospiti. Sì, oggi infatti. Parliamo di Oasi Digitale. Bene, allora ci presenti i tuoi ospiti? Ci senti? Sì, ti sentiamo perfettamente. Sì, allora siamo con il presidente Stefano Ricca di Oasi Digitale, di Ricca IT, e con il componente del direttivo Luca Pisacane di Evision. Buongiorno e grazie per essere qua. Grazie a voi. Noi racconteremo un po' quello che è la realtà ragusana sotto l'aspetto informatico e tecnologico. Così, per contestualizzare, vi possiamo dire che tutti i dati che passano dall'aeroporto di Catania, tutta la gestione dell'aeroporto di Catania a livello informatico nasce qua e viene gestita da qua. Oppure tutte le tessere, ad esempio le Fidelity Card del vostro supermercato, anche qua i dati partono da Ragusa. Oppure la possibilità di controllare, ad esempio, le assenze, oppure la pagella dei vostri figli, anche questi software partono da Ragusa. E ancora la gestione di dati di due addirittura importanti club calcistici, scusate, quindi parliamo di squadre di calcio di Serie A, li gestiscono qua, proprio in questa azienda dove adesso oggi siamo ospite. Quindi colossi aziendali qui a Ragusa ci permettono di far diventare la città il terzo polo informatico e tecnologico siciliano, insieme a Catania e a Ragusa. Che cosa si decide di fare? 13 aziende si mettono insieme e creano Oasi Digitale. Presidente, che cosa, da dove nasce l'esigenza? Che cos'è Oasi Digitale? Allora, l'esigenza nasce dal fatto che tutte queste imprese avevano una grandissima difficoltà, quella di non avere persone che potevano aiutarci a poter crescere e stare sul mercato. Allora, questa esigenza abbiamo cominciato a parlare tra di noi e abbiamo cominciato a vedere come potevamo invertire questa rotta. Sicuramente le aziende, oltre agli esempi che sono stati fatti, ce ne sono altri fantastici, e sono aziende di respiro nazionale e internazionale, e quindi l'esigenza di far tornare quelle persone che sono andate fuori e farle ritornare a casa. Ma come si deve fare? Intanto non farle andare via. Ecco. E quindi lavorare dai ragazzi delle scuole superiori. Il secondo, quello di essere appetibili, perché noi siamo stati come le brave formichine, Ragusano è così, è conosciuto come un grande lavoratore, però non si è mai messo in mostra. Allora abbiamo detto, sì, però se noi non ci facciamo vedere, se noi non facciamo capire che ci sono aziende di questo livello, gli altri non hanno motivo di tornare. Ok? E quindi cosa abbiamo detto? Non possiamo crescere se il territorio che non cresce. E abbiamo cominciato con un evento che è la Cure Talent assieme ai ragazzi. Da lì è stata una bellissima esperienza, ci siamo rafforzati come azienda, abbiamo visto che da zero curriculum di 4 anni fa, adesso siamo in base dei curriculum, il 50% sono rientri. A Cure Talent, lo spieghiamo un attimo. Sì, a Cure Talent è un evento fatto con i ragazzi delle quarte e quinte delle scuole superiori, che fanno sono ragazzi delle quarte e quinte superiori che fanno dei progetti, tipo progetti di crowdfunding, e li presentano a tutte queste aziende e poi alla fine ricevono un premio. Allora, scusate la luce, perché a Ragusa c'è un bruttissimo tempo. Non so lì a Catania com'è,
A Catania piovigina, sì sì, vi sento, a Catania c'è una leggera pioggerellina, almeno per il momento. Sappiamo comunque che le condizioni meteo sono destinate chiaramente a peggiorare nelle prossime ore. Possiamo andare avanti e conoscere magari l'altro ospite. Abbiamo sentito il presidente prima e adesso parliamo con Luca Pisacane, dico bene, che è componente del direttivo, sì, esatto, dell'Oasi, sì. dell'Oasi Digitale. Esatto, sì. Sì, con lui volevamo parlare di quello che è il caso Ragusa, ovvero il fatto che molti ragusani, giovani ragusani, che prima lavoravano al nord, sono rientrati su Ragusa e altri del nord, giovani, hanno appunto mandato dei curriculum per lavorare qua e hanno cambiato il proprio stile di vita. Noi ieri siamo andati in giro per queste aziende, abbiamo raccolto delle testimonianze che magari invito la regia a mandare e poi ascoltiamo l'altro ospite. Mi sono laureata nel 2014 in informatica e subito dopo sono andata a lavorare in un'azienda a Milano. Qualche mese dopo ho avuto la grande fortuna di entrare in questa grande azienda che mi ha permesso appunto di rientrare nel mio paese di origine e continuare a fare quello per il quale avevo studiato e mi ero laureata. Quello che voglio dire ai giovani di oggi è che se avete voglia di rientrare nel vostro territorio, ci sono aziende che danno questa possibilità in modo anche da continuare a fare quello per il quale avete studiato. Come molti miei conterranei, io ho studiato al nord e ho avuto il mio primo impiego al nord, a Bologna, per una multinazionale. Dopo alcuni anni di esperienza al nord mi sono trasferito nuovamente giù in Sicilia. I motivi che mi hanno spinto a tornare sicuramente c'è, sembra banale, la vicinanza con la famiglia e con i cari, ma anche una qualità della vita che nella provincia di Ragusa è molto più alta di quello che si possa pensare. Sono Luca, mi occupo di sviluppo di business intelligence. Sono un esempio in controtendenza perché sono originario di Varese. Essermi trasferito sicuramente ci ho guadagnato in vicinanza da casa al lavoro. Il clima è decisamente migliore, infatti Varese è una delle città più piovose d'Italia, mentre qua c'è il sole praticamente tutti i giorni. Oggi forse probabilmente non c'è tutto questo sole, però voglio dire certamente se facciamo una media di quello che delle piogge a Varese, certamente piove molto molto di più che a Ragusa, ma in Sicilia diciamo in generale. Veronica, abbiamo 3 minuti, andiamo a chiudere con il dottore Luca Pisacane. Sì, che cosa ne sei rinato? Allora, riprendendo quello che è stato detto nel servizio, c'è il rientro dei cervelli. In questo caso abbiamo visto che delle persone da fuori addirittura sono venute in Sicilia dando loro appunto l'opportunità di trovare delle aziende che li possano soddisfare. Ma soprattutto il discorso che stiamo facendo è anche quello di dare l'opportunità all'università di venire a fare degli stage con dei progetti veri e propri e da lì poi dare loro l'opportunità di essere assunti e di fare poi eventualmente chi fa la triennale dopo un anno sabbatico di lavoro in azienda di andare a effettuare, completando gli studi con la magistrale, lavorando part time per l'azienda e perciò automantenendosi. In più stiamo mettendo in atto insieme alle istituzioni comunali per agevolare il rientro anche di persone da fuori il discorso che nei periodi di vacanze, esempio l'estate o le vacanze natalizie di andare a utilizzare delle strutture del comune dove le aziende possono attivare la parte degli asili piuttosto che ludoteche, per cui i figli dei collaboratori delle aziende possono usufruire, per cui chi viene per esempio da Milano e viene a lavorare qua in Sicilia avrà questi servizi aggiuntivi. In più il discorso di dare l'opportunità alle scuole superiori tramite i processi di alternanza scuola-lavoro della PCTO di poter apprendere nelle nostre aziende quelle che sono le specificità con della formazione mirata affinché possano capire e orientarsi che in Sicilia e in Ragusa nello specifico ci sono tante opportunità di lavoro che permettano
a loro di rientrare. E nel futuro si vede anche una scuola di altre formazioni? Sì, nel futuro ci sono un percorso di tesi dell'Istituto Tecnico Scientifico, delle collaborazioni con l'università in cui noi come aziende metteremo dei laboratori tra noi e l'università, e in più un grossissimo progetto dove ci sarà un centro di supercalcolo assieme alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, dove start-up potranno lavorare nel mondo dell'intelligenza artificiale. E considerate che ad oggi non c'è un centro di supercalcolo in Sicilia, quindi Ragusa avrà anche questo e noi a ruotarci attorno. Veronica, ci dobbiamo fermare. Sì. Diciamo che siamo ormai fuori tempo, grazie però a te per averci portato questa testimonianza di qualcosa che mette in positivo e mette in luce in maniera positiva la nostra Sicilia anche da un punto di vista lavorativo e della formazione. Ringraziamo i tuoi ospiti, il dottore Stefano Ricca, che è il presidente dell'Oasi Digitale, e Luca Pisacane, che è il componente direttivo dell'Oasi Digitale. Chiaramente grazie anche a te per questo collegamento, ci ritroviamo presto chiaramente con te, sempre da Ragusa, ci aggiornerai nei telegiornali di quelli che sono anche i fatti di cronaca. Grazie, una buona giornata a voi. Ci dobbiamo fermare ancora, una breve sosta, fra poco parleremo di cinema. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato, parliamo di cinema. In studio con noi ci sono Deborah Scalzo, buongiorno. Buongiorno, regista, a voi. E Bruno Torrisi, che è un attore. Insomma, già stamattina cominciamo a capire, vedendolo dal primo piano, se riusciamo a darlo, di cosa parliamo. Allora, parliamo di un docufilm che è Paolo Vive, dedicato chiaramente al grande magistrato Paolo Borsellino, e sarà distribuito presto nelle sale cinematografiche. A cominciare da domani ci sarà la prima a Palermo. Però vediamo un po' cos'è questo docufilm, come è stato realizzato. Vedo e leggo dalle note che ci sono testimonianze importanti, vere testimonianze di chi è stato a contatto con il magistrato. Ci sono familiari, ci sono amici, ci sono persone che hanno condiviso la sua vita, la sua storia. Esatto, sì, l'anteprima nazionale partirà da domani, saremo all'Empire Cinema e il multisala di Partinico alle 18, poi alle 20 ci spostiamo alle Planet King di Palermo e poi domenica saremo alle Planet di Siracusa e di Catania. Siracusa alle 18 e a Catania alle 21, e domani partirà l'anteprima nazionale. A fine mese andremo un po' in tutti i cinema italiani, i più importanti cinema. Sono molto orgogliosa perché Paolo Vive appunto nasce, è un progetto che avevo nel cuore da tanti anni, da tantissimo tempo, e sono felice di poter insomma portare nel grande schermo. Sono felice di aver collaborato anche con Bruno, che sin dal primo momento è stato il nostro Paolo della mia squadra. Il nostro Paolo era Bruno Torrisi. Ma voglio dire, assomiglia, quindi diciamo molto. Che è stato difficile calarsi in questo ruolo. Ma la difficoltà nasce dal fatto di confrontarsi con un personaggio reale e molto più grande di noi, no? Certamente. E quindi la responsabilità è quella di non strafare o di non voler fare per forza a tutti i costi il protagonista o l'attore. E quindi sì, ho un po' ragionato per cercare una maniera più discreta di rendere un'immagine sincera. È difficile chiaramente poi potersi proporre chiaramente anche davanti alle telecamere, quindi realizzare un film è una grande responsabilità. Certo, sì, indubbiamente. Poi volevamo con Deborah fare questa operazione affinché si possa veramente ricordare sempre il nome di Paolo, affinché possa vivere sempre, deve continuare a vivere sempre. Questo è diciamo uno degli obiettivi, uno delle mission di quando si realizza un'opera cinematografica, comunque un'opera che resta poi nel tempo, su personaggi che hanno segnato la storia, che hanno fatto la storia, lasciare un ricordo, perché sulla pellicola poi resterà chiaramente impresso questo ricordo, è anche complicato realizzarlo, perché non è facile, sì. D'accordo, sappiamo la storia, l'abbiamo raccontata, ogni giorno ci vengono riproposti tanti temi legati alla strage, alla stagione delle stragi, Falcone prima, Borsellino dopo, però alla fine quando si deve scegliere che cosa fare, che cosa mettere in evidenza, certo. Là diventa diciamo un lavoro un po' complicato.
È stato un lavoro molto emozionante, anche perché io sin dal primo momento ho contattato Manfredi Borsellino, il dottor Manfredi Borsellino, il figlio. Mi ricordo ancora quando andai a Mondello a parlare, insomma, del progetto. Lui l'ha sposato sin da subito, perché ho voluto realizzare, diciamo, una parte filmica dove Bruno appunto interpreta veramente magistralmente il magistrato, e dove praticamente c'è questo monologo, come se Paolo ritorna in vita da Via D'Amelio, ripercorre tutta la sua Palermo a piedi e si racconta ai giovani, perché come dicevi tu il docufilm nasce soprattutto per i giovani, per divulgare un messaggio di educazione alla legalità. Fra l'altro è una notizia recente, molto importante, è diventata opera di studio di educazione alla legalità ufficialmente alla British Columbia University a Vancouver. Io a marzo sarò proprio ospite lì, e quindi è un'opera che Vita Natural Durante, i ragazzi studieranno per la storia della legalità della Sicilia, dell'Italia, quindi a me riempie il cuore di gioia, ma allo stesso tempo vuol dire che qualcosa di bello è stato fatto, cioè divulgare un messaggio per i giovani importante, un messaggio che io dico sempre, forse perché io mi rivedo, sono una donna siciliana ma sono anche una donna un po' vecchio stampo, no? Per me le persone da cui trarre ispirazione nella vita non sono le persone social virali di adesso, per me sono persone come Claudio Traina, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, e vorrei tantissimo che i giovani da questo docufilm possano trarre ispirazione da uomini così importanti che hanno fatto la storia e si sono sacrificati per il nostro paese. Integrità e coraggio sono una filosofia di vita di Borsellino. Trasferirla alle giovani generazioni è un compito direi importante e delicato. Sì, anche perché bisogna rendersi conto che la mafia non è soltanto quello che vediamo nelle fiction, ma la mafia coinvolge anche la struttura culturale di un paese. Noi siamo condizionati in Sicilia, anche se diciamo che la mafia non esiste, alcuni lo dicono, no? Ma noi siamo invece impregnati come quasi una religione, e anche i rapporti affettivi sono condizionati dalla mafia. Oggi ci si vergogna di amare, no? Si vergogna di essere religiosi, se non religiosi in un determinato modo. Bisogna avere sempre il piccolo favore per avere un posto, per avere un posto in ospedale, non lo so, il lavoro. Questo condiziona, quindi i ragazzi devono capire che bisogna ricostruire, bisogna ripartire per una società civile. Siamo nel frattempo, scorrono anche delle immagini, le offriamo a chi ci segue da casa. Ripercorrere determinati momenti, ricostruire alcuni momenti, chiaramente ha comportato anche un certo impegno, un certo sforzo. Anche da un punto di vista tecnico, tornare su alcuni luoghi, ricostruire determinate situazioni, immagino che ci sarà stato anche un lavoro dietro a tutto questo. È stato un lavoro molto, molto importante. Per questo voglio anche ringraziare tantissimo la Sicilia Film Commission, la Palermo Film Commission e la Catania Film Commission, che ci hanno dato la disponibilità per poter girare anche in strutture storiche importanti, anche l'Università di Palermo dove il giudice si è laureato. Noi abbiamo girato anche un'intervista proprio all'interno dell'aula dove lui si è laureato, quindi è stato molto, molto bello, molto emozionante. E una scena invece della parte filmica di Bruno l'abbiamo proprio girata anche nell'aula, dove insieme a lui anche altri grandi magistrati hanno preso parte in Ateneo come studio. Quindi diciamo c'è stato un lavoro molto importante, sia della parte di sceneggiatura monologo, dove comunque mi sono documentata molto, sia con Manfredi ma anche con Salvatore Borsellino, il fratello, quindi in base a interviste, in base a tutto ciò che loro mi hanno dichiarato, io sono riuscita a trarre un monologo che è la parte di sceneggiatura, dove appunto Bruno recita veramente molto molto bene, perché io credo che, ecco, questo ci tenevo a dirlo in modo particolare, noi abbiamo girato la parte filmica dove Bruno non parlava, perché il monologo l'abbiamo registrato in voice over successivamente, e devo dirle che è stato bravissimo, nel senso che già soltanto con le immagini ti arrivava ciò che io volevo che arrivasse al pubblico. Quindi è stato emozionante, a maggior ragione poi andare a mettere sul voiceover è stata un'emozione indescrivibile. Poi il trailer che avete passato poco fa, si percepisce tanto la forza e la profondità del messaggio, anche perché abbiamo all'interno del progetto, oltre a Fiammetta Borsellino, a Roberta Gatani, la nipote,
che parla della casa di Paolo, la farmacia Borsellino, che adesso è nata la casa di Paolo, quindi loro aiutano questi ragazzi su strada ad avere una vita migliore. Luciano Traina, il fratello di Claudio Traina, Antonio Vullo, che è l'unico superstite della strage di Via D'Amelio. Insomma, abbiamo avuto tante personalità importanti che hanno dato il loro contributo. Io personalmente non ho voluto persone, diciamo, politiche all'interno del progetto da intervistare, perché giustamente aspettiamo, lo dico anche parlando anche io in prima persona, giustizia, quindi lo Stato deve dare giustizia a quest'uomo, quindi credo che sia giusto e sia stato onore, proprio forte, poter dargli un tributo con le persone che veramente l'hanno stimato, veramente l'hanno conosciuto e veramente lo portano nel cuore. Prima di chiudere vorrei chiedere a Bruno il momento più toccante, qual è stato? Dove è avvenuto l'attentato, ma lì al di là di essere attore o meno, io secondo me ci si emoziona solo a vedere quell'albero. Poi è un quartiere, non so, forse quel giorno particolarmente silenzioso, c'era una brezza, un leggero venticello che muoveva tutti questi ricordini lasciati dai bambini, le foto, quell'albero ormai è un santuario, no? Lì mi sono realmente emozionato, se si vedrà una lacrima durante le riprese non era recitata ma era vera, perché comunque quel posto ha un'energia incredibile. Grazie. Ricordiamo l'appuntamento? Assolutamente. Paolo vive domani alle 19, il 19 ottobre, domani 19 ottobre alle ore 18 a Partinico, l'Empire Cinema di Partinico, e alle ore 20 saremo alle Planet King di Palermo. Se mi consenti, certo, di dire anche un'ultima cosa, vorrei anche ringraziare la Farnesina, perché Paolo vive da gennaio, andrà in giro per il mondo grazie proprio alle ambasciate e consolati, quindi porteremo i messaggi di divulgazione, di educazione alla legalità in tutto il mondo, e da donna siciliana mi rendo orgogliosa perché posso portare un messaggio e poter dire che la vera Sicilia è Paolo Borsellino. Ma domani siamo a Catania, dopodomani siamo a Catania. A Catania, Siracusa, lui diceva gli appuntamenti domani. Gli appuntamenti domani, poi chiaramente ci saranno anche gli altri, chi ci segue, gli altri giorni. Grazie a Deborah. Deborah Scasso, che è la regista di Paolo Vive, ma grazie anche a Bruno Torrisi, grazie, che è Paolo Borsellino proprio in questo docufilm. Noi ci dobbiamo fermare ancora una volta, fra poco vi aspetto con le pillole, anzi, ci sono le pillole dell'almanacco. Ogni anno il 18 ottobre si celebra la giornata mondiale dello squash. Lo squash è uno sport spesso valutato simile al tennis, ma si svolge in un ambiente completamente diverso. Con quattro pareti che fanno gioco, richiede il doppio dell'impegno fisico, poiché la pallina, battuta con la racchetta contro una o più pareti del campo, rimbalza meno che nel tennis e richiede incessantemente velocità di movimento. Uno sport che ha radici antiche e che oggi conta numerosi appassionati in tutto il mondo. La giornata mondiale dello squash è stata istituita nel 2014 in memoria di Derek Sword, un atleta scozzese deceduto nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Ma che si intende per vantaggio meccanico? Tutte le macchine applicano il principio del vantaggio meccanico, che è una misura dell'amplificazione della forza. Significa che è possibile trasformare un movimento grande in uno più piccolo, ma con potenza maggiore. Per esempio, aprendo con una leva il coperchio di un barattolo di vernice. Ma può anche funzionare al contrario, come quando un pescatore applica una forza all'estremità più grossa della canna da pesca per far percorrere un ampio arco alla punta. Un movimento maggiore comporta una potenza minore e viceversa. Allora, comincia il fine settimana, il venerdì, allora come ogni venerdì e come ogni giorno, intanto diamo il benvenuto e bentornato a Marco Amato con la sua tazzina di caffè. Decorata oggi, vedo, ci sono dei fiori, vedo. Flower Power, anni 70. Anni 70, benissimo. Allora, dicevo prima, intanto buon caffè, a parte questo, è il fine settimana. Grazie. Allora che cosa ci dobbiamo aspettare dalle stelle?
Allora, questo fine settimana inizia con una luna in toro, molto voluttuosa e assolutamente volitiva e possessiva. Questo farà benissimo per venerdì e sabato. Poi la luna incontrerà Urano nei gradi del toro e quindi sarà un pochettino più nervosa, e questo lo rileveranno soprattutto lo scorpione, l'acquario e il leone. Benissimo invece per pesci e cancro, che si avvalgono di una luna assolutamente di ripresa, ma anche capricorno e vergine. La luna di presa in esame di questo fine settimana è una luna che vuole riportare un po', dopo una serie di moti fantasiosi, positivi e di slanci attivi e amorevoli, un po' alla calma, alla razionalizzazione delle cose. Quindi sarà un weekend decisamente più all'insegna della verità. Ebbene, abbandonate un po' la fantasia per il pragmatismo toro, sono proprio pesce e cancro quelli che otterranno di più in questo momento zodiacale. Ma cosa fanno gli altri? Il gemelli è un po' più emotivo e un po' più pensieroso, proprio perché quando un pianeta è nel segno antecedente a quello preso in esame, tutto diventa incredibilmente più emotivo. Mentre invece l'Ariete, con questa luna, deve un po' pensare ad un pragmatismo affettivo, ovvero come collocare il tempo e gli spazi in amore. Il Toro chiaramente è quello che più di tutti gode di questa luna, ma gli servirà fino a domenica, quando poi con Urano il Toro potrebbe avere delle forti difficoltà comunicative nella relazione con il partner, soprattutto perché Mercurio ancora è Scorpione, Mercurio comunicazione, e quindi si ha difficoltà a trasmettere emozioni, a comunicare emozioni. Niente paura invece per i Vergine, che invece trovano un po' di calma, un po' di serenità in questo weekend decisamente votato all'insegna della ripresa e del relax. Capricorno, che questo weekend invece vuole rivolgersi più alla famiglia e all'intimità, per cui avremo un Capricorno decisamente più riservato, più placido e molto contento dei suoi affetti. Venere peraltro fa qualche domanda di troppo, quindi in amore forse i Capricorno saranno un po' messi alla berlina. Venere invece sorride ad Acquario e al Leone, ma le loro baldanzosità, le loro grandeur nel caso del Leone e la fantasia dell'Acquario dovranno vedersela con questa luna che appunto li trattiene un po'. Cancro ha deciso di essere un pochino più amicale e quindi di vivere tutto in maniera corale. I Pesci e lo Scorpione invece sfrutteranno questa luna anche per avere delle risposte in più rispetto a qualche sospetto o qualche cosa detto da qualche amico. Bene, Bilancia invece, Sagittario, non hanno proprio fatto pace con una comunicativa mercuriana che per adesso sparisce un po'. Bilancia piena di dubbi, anche se corteggiatissima, ma proprio non riesce ancora ad andarsi totalmente all'amore, mentre invece il Sagittario, che muore dalla voglia, si godrà una Venere che penserà anche alla salute e al benessere. E detto questo, auguro a tutta la ruota zodiacale un bellissimo weekend. Buon weekend Angelo, buon weekend Sicilia. Grazie, grazie Marco, ci ritroviamo lunedì con diciamo con te. Adesso i nostri consigli per il fine settimana in Sicilia con il weekend proprio nella nostra regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. In Piazza Duomo ad Acireale con I Colori del Gusto, oggi sarà ospite Oscar Farinetti, imprenditore e dirigente dell'azienda noto per aver fondato Italy, promuovendo la cultura del buon cibo e dei prodotti italiani in tutto il mondo. Farinetti, che ha deciso di investire in Sicilia puntando sulle sue eccellenze dal grano ai vini all'olio, racconterà al pubblico del valore delle piccole e medie imprese siciliane e dell'importanza e della potenzialità dei prodotti made in Sicily nell'economia mondiale. Con Farinetti dialogheranno tre cavalieri del lavoro, protagonisti dell'imprenditoria siciliana: Giovanni Arena, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Arena, Venerando Faro e Francesco Tornatore. Alla ritto. Divertiti con gusto è il clan scelto per la sesta edizione del Messina Street Food Fest, che torna a Piazza Cairoli dal 17 al 20 ottobre con un format rinnovato e tante novità.
Per un weekend all'insegna del divertimento e del buon cibo siciliano, Dattilo si trasforma in un villaggio di sapori. Il Dattilo Cibus Fest, per la sua terza edizione, travolge la piazza dal 18 al 20 ottobre. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Avete visto, c'è tanto da fare veramente in questo fine settimana. Emanuela, torno da te. Soprattutto tanto da mangiare. Infatti. Allora, ci facciamo seri, perché si parla tanto ancora della morte, della scomparsa di Liam Payne, cantante ex One Direction, e si cerca di capire come sia morto questo ragazzo, che praticamente è volato giù dal terzo piano di un albergo, e quindi non si sa ancora se è un gesto volontario o un incidente. Di fatto c'è un problema con alcol e droghe, siamo sul Corriere della Sera di oggi. Alcol e droghe in hotel, la morte di Payne, l'ex cantante dei One Direction, è caduto dal balcone appunto al terzo piano. Questo è accaduto a Buenos Aires, incidente o suicidio, si interrogano gli inquirenti. Il personaggio, lui è diventato famosissimo a soli 14 anni, poi il talent, i successi e 100 giorni in un rehab. Era malato di stress e aveva avuto anche un figlio da una giudice di X Factor. Insomma, un po' nel titolo si ricorda la vita di questi 31 anni appunto di questo giovane che è scomparso, e soprattutto si analizza il fatto che molto spesso questi ragazzi che raggiungono il successo da giovanissimi poi non riescono, diciamo, a gestirlo bene e purtroppo finiscono nel tunnel della droga e delle dipendenze. E poi si parla anche di Mbappé, che ancora è alle prese con questi guai per presunti stupri. La notte brava di Kylian, il festino e poi il sesso in hotel, battaglia sull'accusa di stupro. Il campione è pronto a esibire le chat, ma ad accusarlo ci potrebbe essere un'altra donna. Questo non è il primo caso comunque che investe un giocatore con queste accuse, ce ne sono state tante, Angelo, poi questo, insomma, tu lo conosci. Sono tanti davvero. Per esempio Dani Alves, Benzema, Robinho, Portanova e ancora Liguori sono alcuni di questi calciatori che poi sono finiti al centro di inchieste o comunque di scandali per qualche stupro. Anno fa ci furono voci anche su Cristiano Ronaldo, quindi anche, diciamo, Ronaldo, che anche Ronaldo, ce ne sono davvero tanti. Grazie Prego. Emanuele, l'appuntamento con Buongiorno Sicilia anche per te per lunedì, l'appuntamento con voi chiaramente a lunedì prossimo. Noi ci lasciamo come sempre con l'accade oggi. Il 18 ottobre del 1971 nasce Andrea Fumagalli, in arte Andy, musicista, cantante, fondatore assieme a Morgan dei Blu Vertigo, e noi ci lasciamo proprio con un loro successo intitolato L'Essenzio.